sesto giorno. Maria ci ottiene il perdono e la perseveranza finale. Come l'anima dà vita al corpo, così la grazia divina dà vita all'anima. E Maria, ottenendoci con la sua mediazione di riacquistare la grazia, ci ridona la vera vita. San Bernardo ci esorta: cerchiamo la grazia e cerchiamola per mezzo di Maria. Vada questa madre di misericordia, ella certamente pregherà il figlio di perdonarti, ricordandogli che lo ha nutrito col suo latte, e il figlio certamente esaudirà sua madre. Nessuno dunque deve temere di essere respinto da Maria quando ricorre alla sua pietà. Anche i più grandi peccatori, quando ricorrono a Maria, non vengono allontanati, ma accolti e salvati. Entriamo anche noi in quest'arca felice, rifugiamoci sotto il manto di Maria. Sicuramente ci salverà assicurandoci il grande dono di Dio, la santa perseveranza. Se è vero, come io sostengo, che tutte le grazie passano per le mani di Maria, è anche vero che la grazia suprema della perseveranza solo per mezzo di Maria potremo sperarla e ottenerla. Infelici quelle anime che dimenticano di essere devote di Maria e di raccomandarsi a lei. Dice San Bernardo: togli il sole e non c'è più giorno, togli Maria e non restano che le tenebre. San Germano chiamava Maria respiro dei cristiani. Come il corpo, sostiene il santo, non può vivere senza respirare, così l'anima senza il ricorso a Maria. Il respiro non solo è il segno di vita, ma fa vivere. E il nome di Maria, quando ritorna continuamente sulle labbra, è segno certo che l'anima è viva e questa vita esso la produce, la conserva, l'alimenta continuamente. San Filippo Neri avvertiva i suoi penitenti: figli, se desiderate la perseveranza, siate devoti della Madonna. E quando i demoni vengono a tentarci, facciamo come i pulcini che appena avvertono un pericolo si rifugiano sotto le ali della madre. Stupende poi sono le parole di San Bernardo: uomo, chiunque tu sia, sappi che tu, più che camminare, ondeggi continuamente tra pericoli e tempeste. Se non vuoi restare sommerso, guarda la stella, chiama Maria. Se segui Maria non ti smarrirai, se ti raccomandi a lei non ti dispererai, se ti guida ti salverai. Fa così e vivi felice. D'amore sospiro per te. Quanto dimandi e quanto vuoi tu. Preghiamo insieme Maria. Ricordati, o Vergine Maria, che non si è mai udito che alcuno sia ricorso al tuo patrocinio, abbia implorato il tuo aiuto, chiesto la tua protezione e sia stato abbandonato. Sorretto da tale confidenza ricorro a te, Vergine delle Vergini, e mi umilio davanti a te, peccatore pentito. Madre del Verbo, accetta le mie preghiere e propizia, esaudiscimi. O Dio, Padre di bontà, voglio rimanere sempre in comunione con te. Impegno del giorno. Durante il giorno rinnoverò le promesse battesimali. Per intercessione di Maria, Madre amabilissima, ci benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Lodiamo cantando.
la madre amore.